progetto riguarda il viadotto Saraceno che fa parte del terzo megalotto della nuova statale ionica in provincia di Cosenza. L'impalcato è composto da 19 campate di 45 metri ciascuna per una lunghezza totale di 850 metri e una larghezza di 25 metri e un peso totale di circa 4.500 tonnellate. La struttura è composta principalmente da travi elettrosoldate di 2,5 m e che diventano 3 per i primi 500 metri e gli ultimi 300 metri sono 4 travoni sempre di altezza di 2,5 m dovuti all'allargamento della carreggiata in prossimità dello svincolo. Le sezioni trasversali sono tutte controventate, coangolari e OPN accoppiati, tutti diversi tra di loro. Le travi principali sono tutte piolate e sono state modellate tutte le predal della larghezza di circa 2,5 m e le velette laterali per il contenimento del getto. E diciamo che la complessità dell'impalcato è andata dall'andamento curvo e in salita del tracciato, che ha reso la geometria parabolica e molto problematica. E sono stati infine modellati anche tutti i coni di appoggio e tutti i dispositivi di sollevamento per il montaggio dell'impalcato. Le difficoltà del progetto erano principalmente due. La prima era la complessità della geometria del viadotto, dovuto all'andamento parabolico del tracciato, e a questa difficoltà c'era da aggiungere poi la pendenza dell'impalcato, la presenza di una contromonta variabile sulle travi principali in ogni campata. Grazie a Tecla siamo riusciti a risolvere queste complessità geometriche in maniera molto semplice e rapida. La seconda complessità era data dalla presenza di innumerevoli sezioni trasversali controventate, molto diverse tra di loro. Anche qui, grazie alla connessione automatica di Tecla, siamo riusciti a risolvere il problema adattando le varie controventature in maniera automatica e soprattutto molto ma molto rapida.